controlli di lotto, quella che è la tensione soprattutto della vigilia e dei momenti che precedono la partenza. Attenzione, perché qui siamo su Yvonne Higenaar, atleta olandese, grande nome del ciclismo, Yvonne Higenaar. Tempo da battere quello di Sandy Clare, 34 e 253. Lo squadrone olandese si presenta qui come paese da battere, con grandissimi nomi, su tutti quello di Theo Bos, credo il rappresentante migliore del ciclismo sul pista. Allora Yvonne Higenaar, attesa adesso alla partenza. Yvonne Higenaar che parte, piazzata anche nell'edizione 2007 a Palma di Mallorca del mondiale dei 500 metri di partenza da fermo, in quinta posizione. Tecnico dell'Olanda, Silvio, un tecnico che noi conosciamo molto bene, ma aspettiamo, cerchiamo di capire intanto il ritardo netto, 465 millesimi di ritardo, dunque quasi mezzo secondo, eccolo qui, conosce Pavel Buran. Pavel Buran, che fino a qualche mese fa era uno dei due tecnici della velocità della nazionale italiana, poi ha fatto una scelta diversa, visto che non c'erano grandi, diciamo così, prospettive per quanto riguarda la nazionale italiana, ed è andato a lavorare con la nazionale olandese che, per quanto riguarda il settore della velocità, soprattutto in campo maschile, è la migliore. Con Theo Bos, come già detto. Yvonne Higenaar, non eccezionale. No, quinta posizione. Prova. Ecco Pavel Buran che cerca di dare riferimento cronometrico al passaggio, al primo passaggio, e poi eccoci. Dopo Higenaar sarà la volta di un'altra atleta olandese, Willy Kanje.